Niente, ma come potete capire, la Sony dovremmo farla bruciare insieme Non è a. la sua. Perché copi? Perché. Allora, io ho detto una frase e tu l'hai rimistata nel modo sbagliato. Non è la sua, è la copia di DVD che fa, va in errore. La Sony è un altro la bastardata che fa, che non fa registrare al di fuori del gioco. Va bene, per sicurezza bastardi tutte e due. Vabbè. E comunque. Per la gioia degli occhi eviterò di mettere i baffi a Jake, perché a quanto pare il gioco non glieli vuole addosso. Comunque, Edo, invitaci nella lobby un'altra volta. Vediamo se riusciamo a fare una sessione tranquilla, vediamo. E quando mai? C'è sempre un problema. Giocare di BD c'è sempre un La cosa più problema. bellina, poi tra l'altro vi faccio sapere, che è la prima volta che mi accade, da quando DBT la prima volta che mi dà errore, poi quando faccio la Beh, live. non è che ce l'hai da tantissimo tempo, DB. Lui è un grande esperto di economia e marketing. Sì. Dottorato pure laurea. Visto? No, Matt, no. Edoardo mi vede? Cioè io vedo Edoardo, Matteo c'è? Non mi Non parla parla ancora. ancora. Ah, sexy baby, sexy mommy, gireranno con, gireranno con. Mi inviti, Edo? Era. Ti Ok. ho invitato. Boh. Mi rinviti? E non mi dà, Vieni. non mi permette. Ma invitato è, sa. Vai. Adesso sicuramente mi dirà non vengo mai, non vuoi entrare, non vuoi entrare perché boh, Perché lo decidiamo noi? no, perché errore sconosciuto, oppure non puoi accettare l'invito perché siamo cretini. Guarda, ecco qua. Ok, rimanda l'invito. Che Vabbè, cretino. il primo invito va sempre così, sempre. Una volta che entro, che io entro, posso entrare diretto. No, no, per carità. Guarda, guarda come si blocca DVD, guarda come si blocca e non mi carica più. Guarda come non mi carica, guarda come non mi carica, la merda. Vabbè, abbiamo capito. Devo riavviare il gioco. Guarda, sì, devo riavviare il gioco. Benissimo. Benissimo. Poi per caricare DVD ci sta 100 anni. Non è che poi per caricare ci sta 100 anni e tu non hai più problemi. È il primo il problema dell'avvio, è il primo. Vabbè, Matt, quando il gioco si fa Merde. duro, ricorda Ezechiele 25:17. Se lo sai a memoria, dillo, se no vado io. Merde. Vabbè, allora vado io. Ezechiele 25:17. Ma perché? Ma perché? Perché è perfetto per l'occasione. Sì, Piccolo, sicuramente, proprio, guarda. sicuramente. Proprio, Vabbè, vabbè, volevo fare il un'attinenza figo, con va bene? l'occasione. Va bene, Ecco volevo fare il appunto, figo, almeno ok? se devi fare il figo, ma fallo con una coerenza, Dio. Io non ho Cioè. coerenza, mi chiamo Edo apposta. Vediamo se riusciamo ad avviare il DPD. Io vado Tan dalla tan BA, tan. io registro tutti quanti. Poi vado dalla team e strozzo pure loro perché per gli arretrati. Gli arretrati ammazzo pure Dici già che ci sono, ammazzo pure voi, non si sa mai. loro. Ma sì, visto che devo andare, visto che rischio la galera perché li ammazzo, facciamo tutti in una coppia, Tanto signorini che no? Matt fa. Di essere avviato il gioco. Adesso bisogna vedere se riesco ad entrare. Manda l'invitazione. Vado, devo far vedere una storyline, peccato, faremo perdono. Vedemo che succede. Essere figlio di un importante amministratore delegato, Jake Park. Tagadan. Esperto di economia e commercio. E Esattamente. com'è? E commercio. Com'è? Alla fine Jake si ripellò abbandonando completamente gli studi.
Adesso c'è che vivo fuori da monta parcita sposco. Tavares, rimanda l'invito. Ma Matt, ti piacerebbe la mia urina in bocca? Ti Eh? piacerebbe la mia urina in bocca se continui Ma così? che schifo, ma proprio nello schifo dello schifo. L'urinoterapia. Ma rimanda sto cazzo, che cazzo. L'urina in bocca, ma che Da quando ho schifo, ma che iniziato schifo. l'urinoterapia ho Madonna. avvertito un aumento della mia forza. Segue. Segue. Ragazzi, segue. E niente. Non capisco. Dai, segue. Cagati in bocca, magari poi. Continuo a non capire. Me lo mandi un buon invito, uno buono, me lo mandi uno buono. Te lo mando Aspettiamo due io. secoli, ecco, vediamo che deve succedere. In caso lo crei tu il palle la lobby. Era sempre così, finisce tanto. Agenti disse che sia la persona del boss, ci sono Sopporto. ragioni, ma abbandonano le Sopporto leggende. deve. Che cazzo? Cioè, allora, già i parti sono quello che sono. In più la copia di fuori che ha. Poi il matchmaking ci sta quello che ci sta. No, È scherzavo. proprio uno dietro l'altro, proprio. Quando ti iscrive è entrato a far parte del party, vuol dire che io ho accettato l'invito. E infatti non. Ma basta, la creo io. La creo, basta, la creo io. Non può Dei essere. sexual baby. Non è possibile una cosa del genere, ragazzi. Non è possibile. Vedete tutti gli errori, tutti i problemi che ha DBD? Questi sono tutti i problemi che ha Questa è la DBD. sofferenza a cui andiamo incontro ogni volta prima di giocare delle partite forti. Lo rende ingiocabile una cosa del genere, lo rende ingiocabile. Ho comunque una sofferenza a giocarlo. E appunto, lo rende ingiocabile, quando tu devi soffrire per giocare a un gioco e lo rende ingiocabile. Guarda che adesso si riblocca, guarda che si è Dai, ma non lo ribloccato. dire pure tu, cacchio. Ma no, non lo dire, allora è una constatazione di una realtà che ho davanti agli occhi, non è adesso succede questo, è successo questo, non è che... Vabbè, riavviamo un'altra volta. Te la buttate, ma... Che stai facendo? Vabbè. Non si può, ragazzi, madonna. Nea Carlson, ovviamente una tossica. William Bill Overbeck, che io chiamo Nonno Chuck per, come potete constatare voi stessi, le grandissime somiglianze con Nonno Chuck di Happy Wheels. Feng Min, da non La differenza è che Left 4 confondere. Dead è uscito prima di Happy Wheels. Mi sa che forse è proprio una citazione, quella da parte degli Happy Wheels. Voglio dire, L'usignolo, Kate. ah? Invidio oppure sei bloccato, ho capito. No, stavo riavviando il gioco. Ah, bene. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordiamo che potete abbonarvi a livello 1, 2 e 3, otterrete 3 fantastiche Poltermoth, ispirate a Missing No, a Mr. Bu Re Boo di Super Mario, e fuse insieme. Sono rispettivamente 3, Missing No felice, Missing No che piange e Missing No arrabbiato per il livello 3. Inoltre, in questo periodo Twitch sta attuando degli sconti per l'abbonamento a intervalli periodici. 20% di sconto sul primo mese dei nuovi abbonamenti periodici di un mese, 25% di sconto sui primi 3 mesi dei nuovi abbonamenti periodici di 3 mesi e 30% di sconto sui primi 6 mesi dei nuovi abbonamenti ricorrenti di 6 mesi. Inoltre, abbonandovi avrete accesso a delle particolari ricompense dei punti canale che per l'appunto solo gli abbonati possono riscuotere. Per il resto, followateci. E followandoci avete accesso ai punti canale che potete utilizzare per interagire con noi durante le dirette, spendendole in sfide comunità oppure ricompense carine. Come Oh, esempio, guarda, farci arrivo. bere 6 litri d'acqua in 20 cantare una canzone a vostra scelta a patto che la conosciamo, giusto così per dirne una. Tanto per cantare qualcosa Sperando senza fare mai di nulla. entrare in una fottuta partita entro l'alba di domani. Oh, dai. Cioè, Mettete pronti. già sono le 11 per un quarto. Mettete pronti.
recuperare la live, per fare questo, per quell'altro. Ci sembra strano. Perché ogni volta, Edo, sì. Edo, esci da quel cazzo di gioco e rientri? Non lo devi fare. Come lo devo dire che non lo devi fare? E metti pronto. Adesso però stiamo calmi. Piscio nel frattempo. Io faccio lo stesso per il bocca a me. E vai, allora vado a mangiare. Vabbè, io vado a segarmi. Con la moto, che cosa avete capito? Che mi alleno con le... Allora, tu adesso dimmi cosa vuol dire. Faccio una sega con la moto. Vado a segarmi con la moto. Cosa vuol dire? Vuol dire che... Perché ho capito che tu volevi fare la moto con moto sega, ma segarmi con la moto, cosa vuol dire? Che il motore della moto è potente, io senso non riesco. Ecco, dove sta il verbo segare in questo? In ambo i significati. Perché le marmitte sono pesanti, noi dobbiamo tagliare le marmitte, sennò... Ma non ha assolutamente senso quello che hai detto, ci siamo? Non so se l'hai capito. Cabaret! Cabaret, cazzo. Chissà se ci troverà mai una partita. E fanno. In camera mia c'è puzza di bruciato. E avranno fatto fuori un copertone bruciato. Forse la PS. Minchia, ma non è positivo se la PS puzza di bruciato. Questo è vero, però. L'unica cosa calda che hai là dentro. Può darsi che ti stai entrando dalla finestra a piedo di bruciato. Boh. O dall'altra parte, nella dalla casa. Io per sicurezza metterei un po' di metano in casa. Certo. Mi sembra corretto. Mi sembra molto corretto. È l'azione più logica da fare, no? Io sento sto matchmaking di merda che stasera non funziona, mi sta andando a incazzare. È una giornata che vuole sempre a quest'ora, sempre a quest'ora fa così. Sempre. Cosa? Uscirà l'esofago prima o poi, faccio tipo la fatality di... Cioè siamo quasi un'ora di live, non l'abbiamo fatto neanche una, neanche due partite. Se il matchmaking è quello che è. Rinza, Runza, Stappis, Dunza, Edoardo, Natale. Se la partita di prima è stata quella che è stata, qua. È stato il crash del gioco. Crash. Che non è possibile, raga. Cioè, non è possibile. E forse? Oh, B, e come fu? È strano, è strano, è strano, è strano, è strano, molto strano. Ah, sì. Allora. Ma quanto è ponchia quella? Scusate che questo è body. Questo è body scon, non è ponchia, è solo un clone, cretino di merda. Però James Romero. Che è una cosa, diciamo, positiva. Clone, Dipende. Secondo me è un è la forma del culo, la... Secondo cosa me ce l'ha bello. Ma gliel'hai visto? No, quindi no. Io non gliel'ho visto. Battute la body shaming. Quando glielo vedo, te lo posso dire. Ti posso dire sì, per me ce l'ha bello. No, per me non ce l'ha bello. Ma questo è body shaming. Un saluto al Cerbero Podcast che ci segue tutte le sere. Salve. Scusate, ho urlato come una vignetta. Lo sappiamo che ci seguite dagli inizi. Ma prima ancora di iniziare, che avete preso ispirazione da noi per il vostro canale. Sì. Parole pesanti, di nuovo altrettanto pesante. Ma parole forti, da nuovo altrettanto strano. Da un naso molto strano. No, vabbè, ma è una frase dei Simpson. Sì, sì, mi ricordo. Dovete toccarvi il cazzo di naso. Ve lo toccate, un Edoardo ci scaglierà nelle vostre case. Quella è una bella maledizione, dovremmo metterla.
Ledo. Ledo. Maledizione, Ledo, Ledo. A fare in mandriano, in mandriano. Non l'ho mai fatto, però ok, va bene. Tu parli così, Ledo. No, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, va bene. Ah, io mi vedo più come Michael Myers, poi fate voi. Vabbè. Edo. La faccia da Michael Myers ce l'hai. E quando mai? Quando mai la palude Blackwater? Non l'ho mai fatta questa strana, quasi è meno frequente, sicuramente più bella dell'auto di demolizione. È di Tintin Cleveland. E Leatherface. Ed è FK, ragazzi, è FK. Attento, no. Ti ricordo la cosa di Freddy. Ecco, per dire. Ricordo FK, è immobile come un ceppo. Sì, ma anche Freddy era immobile. Quindi io prima direi facciamoci i nostri gen con calma. Tranquillità. Ecco, ah? ora che l'hai detto. Cosa? Che cosa? Niente, tranquillo. No, cazzo! Io questa è colpa mia, questa è colpa mia. Volevo farlo eccellente e invece sto cazzo. Che ragazzi, dovete sapere che molte volte. No, si è mosso. Ecco. No, è fermo, dà colpi all'aria. Dà colpi all'aria. Perché dà colpi all'aria? Perché okay, aspetta che noi finiamo i gen, ragazzi, e poi hai il Noed sicuro. Hai il Noed sicuro. Vabbè, io lo devo fare. Metti non ha molto, allora, no, non ha molto senso che hai Leatherface, ti metti il Noed e aspetti che la gente finisca il controllo. Io ce l'ho sotto tiro, vabbè, mica sono un cecchino, comunque ce l'ho sotto. Allora scavetta, scusa. Se si muove ve lo dico, voi fate l'altro. No, allora non ci siamo capiti. Si è mosso, dava dei colpi all'aria, quindi si è mosso. Capito? Quindi di essere c'è qualcuno davanti al controller oppure l'ha lasciato in una posizione tale in modo che certe volte si prende. La colpi all'aria. Forse l'ha messo il controller in modo da sì che sul grilletto TR2 rimane l'attacco, però sì, giusto, ha un certo senso. Vabbè, che me frega tanto. Io comunque per sicurezza, che ansia, però fa più paura così che la mossa. Effettivamente è vero, poi appena si muove, perché tu hai paura che hai paura che appena finisce, anche perché può essere che aspetta che ci siano solo 3 gen. Però praticamente non siamo in cross gen, potrebbe essere anche un bot, Un bot che si incarica. Perché stavo vedendo la frequenza dei colpi man mano che facciamo in gen. No, io conto sempre la stessa, 1001. Tu dici che tu dici che questo ha lasciato il killer che faceva matchmaking random. Via ai cancelli. 5, 6, 7. Però è ancora immobile. Oh, è là, fermo. Io lo vedo ancora, è là, Allora è immobile. Fermo. Cacchiarola, però se mi fa paura. È ancora immobile come un ceppo. Signori, come potete constatare voi stessi, è lì che sta dando colpi all'aria. Ragazzi, mi dispiace per sto gioco così. Mi metterei pure a purificare dei totem. Ci sono. Io sono davanti, proprio attaccato a lui. Bravo, fatti colpire, mi raccomando. Niente, vabbè. È stato bello conoscerla, ci vedremo un'altra partita. Boh. Devo trovare un totem. Niente, vabbè. Andiamocene via. Se sei scemo tu lo sai batti le mani. Boh, vabbè. Ti bag. Tereghe. Ti tacata. C'è un po' di rumore, ma. Lo usciamo? Dobbiamo fare. Dai, continua a dare colpi. Fa una paura.
Micchia, che tu della tua testa dici ora questo qua prima o poi va male. Come diciamo? Boh, non comprendo. Obbedisco ma non comprendo. Pensa. Oh Matt, passa. Esco prima io, coglione. Inna! Luca, 15.000 punti gratuiti. Quanto il bip ho fatto, che cavolo! Peccato ragazzi, ci dispiace. Non abbiate visto nulla di complesso, nulla di... Viva i Pokémon! Ce l'aveva il Noid però, eh! E che cacchio è successo? Niente, semplicemente... Vabbè. Ogni Pokémon è più scoppiettante, furbo e accattivante, viva Pokémon, furbo e accattivante. Finito, ah no, ok, no, continua. Okay. Finito di fare lo sparo. Furbo e accattivante. Fu. Abbonatevi a livello 3 e riceverete una foto autografata da Edoardo. Sì, ve l'autografo io vi potrete farvi le seghe. Mi ho fatto, scusate, lo faccio istintivamente. Cosa hai fatto? Ho premuto il tasto PS, lo faccio istintivamente, scusate. La domanda perché, è perché? È perché controllo la batteria ogni 2 secondi. Ma non è che si... Ma perché? Ma perché? No, ma è un tic, lo so, scusa, è un tic. Ma te lo scrive il gioco quando ti dice il PS stesso, ti dice il controller si sta scaricando. No, ma già quando arrivo a 2 tac io lo cambio, questo è il fatto. Perché sono molto, molto... A 2 tac. Capito. Lo sai che si sfascia una batteria in questo modo, vero? Sai che sfascia una batteria in questo modo. Sì. Sì, cazzo, perché non lo sai, perché se non lo farei... Scusate un attimo, ne approfitto per potenziarmi per quello che posso, ma non penso di poter prendere altro. Ho un sudario di Vigo. Cominci lontano dal fiume. Vedeci pronto, bello. Arrivo. Ah cazzo, era tolto, lo toglie. Vediamo un po'. No vabbè, il kit lo levo, tanto. Viva i Pokémon, riprovare la torcia. Tutti differenti. E dai, provacela la partita. Basta con questo protettore. Lo ripeterò se volete, come luogo fattoria Coldwind. Lo ripeterò finché non troverà la partita. Tosti e prorompenti. No, allora non ci siamo capiti. La testa, tipo. Psichiatico Crotus Pren. Backwater, no, sono le stesse mappe, sono continuamente. Non ne ho più quelle belle, avevo quella del... C'è pure l'autodemolizione, c'è. È pure brutta. Sì. Ragazzi, le tre maledette sono... Facciamo 4 perché c'è anche la Blackwater. Blackwater scompare sempre. E quelle che vedo meno tra le maledette, comunque, tenuta Macmillan, ospedale di Crotus Pen, Azeroth, le autodemolizioni e quello del cuore. Queste sono le maledette. Le altre non si vedono quasi mai, anche se ultimamente gli rompono le palle con Badam, visto che l'hanno reworkata. Quelle che non siete mai è Silent Hill. Proprio mai. Ma, è bella, ma ragazzi, è perché questi cretini, praticamente, ogni volta che fanno qualcosa, dicono... che le mappe hanno la stessa proprietà di... è una cazzata. Ma su minchiate. Ma per la legge dei grandi numeri mai poi mai, se no... Perché devi uscire e rientrare? La vuoi finire che rovini una live? Lo capisci sì o no? Vediamo quando lo capisci. Bro, c'è una figa in live. Testimone di bastone, ciao! Come va? Tutto bene, no, Edoardo? Non c'è una figa in live, testimone, e sono io con Claudette. Non è che il personaggio femminile vuol dire che è utilizzato da una donna. Poi se testimone tu miri qui e qui, allora sei un vero uomo. E io sono molto maschile. Negli RPG non hai mai fatto una... Non è che ho costruito un personaggio femmina mai. Ho giocato femminile. 2 volte su Fallout da donna. Questo fa di te un nedo. Dico il monaco.
Ma che formolo che urla e sbatte la porta? Porco. Quella è un'aggiunta extra. Dovete quella non è una. Quella è conseguenza. Eh sì, per sentirla dovete abbionarvi. Se no... Necessaria per continuare la frase. Mosconi, se non bestemmia, non è Mosconi. Cioè... E tu sei un Moscone. Oh, provata. Matchmaking grande, matchmaking. Yeah. Grande, diciamo. Grande. Vabbè, moderatamente grande. Vabbè, Matteo che cerca di spiegare la Vietnam, uno di quello grande. Ti ricordi? Grande. Cioè, quei quattro momenti della tua vita fissati e riproponi sempre quelli. Ah, quindi. Vuol dire che ho già 90 anni, bene. Ma esatto. Esattamente. Non avresti potuto descriverti meglio. Ma questo Steve l'ho affrontato in prima in Ad Assassino, brutto pezzettino di Stromboli, con gli stessi guanti. Sei sicuro che lui? Sì, con gli stessi guanti, preciso, è lui. E vabbè, ma può essere un altro che ha la stessa skin. Perché tu devi vedere qual era il suo nickname. Era 1996 il suo nickname. Era con i numeri, questo sì, me lo ricordo. Quindi è probabile, non sicuro, ma tutti, non so se hai notato che tutti noi abbiamo dei numeri all'interno del nickname. Non è sempre lui. Solo Davide. Aia. E Matteo tutti quelli con i mori. Mobiliando. Sì, ma ci siamo fatti anche 11.000 punti profumati. Vabbè, sono pochi, comunque. E io ho trasferito il Borrowed a tutti. Ok, credo che Testimone sia andato a... Io amo il GDS, e su Skyrim sono Lupo Mannaro, e con i miei nuovi poteri mi diverto a ascoltare i culetti, e mi piace ridere, soprattutto con la voce robotica di capo Marpione. Sei bello Dave, e ora ho finito. Mi dispiace, non c'è oggi. Guarda caso in vacanza, ma chissà perché. Sì, stessa percentuale. Anche quella di Glenbell non si vede mai. Giocare a DBD, ecco di nuovo la cacciatrice. Giocare a DBD no. Non è per nulla stressante. Lo dice che Luca, tu sei dei 20 anni e poi ho la faccia da 80 anni. Ragazzi, io la odio la cacciatrice, mi sono rotto le palle, è la quinta, la sesta volta che solo oggi la incontriamo. Vabbè, ma a me piace comunque, anche comunque spunta, a me piace. Poi in due è un altro kill più che altro. Ma sì, allora, a me non mi darebbe questo fastidio quando mi hai lisciato. Non mi darebbe fastidio vedere altri killer, però con lei mi sento proprio, cioè, una partita bella. Sento un... non mi ha visto? Questa non lo so usare. Non sa giocare questo. Voilà. Noed 4 su 4. Vabbè, con Noed già. Maledizione, perfetto. Ecco. Vai Edoardo. Oh, io mi piace la cacciatrice, mi piace prenderla nel culo. Alla cacciatrice. A me piace gentilmente prenderla. E infatti io a me non ha seguito più. Stai zitto, sta seguendo me, è ovvio. Però non me la portare. Non so dove sei, mi vedete la Strombola, però ti voglio bene anche se mi azzoppi, ti voglio bene. Opla! E niente, pure che ho saltato la penso fine. Che il prossimo sopravvissuto che prestigio è Montonas, io penso che prestigerò David King. Aiuto. Se ne potresti andare da un'altra parte, no, ma figurati. Ho capito, però. No, ma figurati, Edoardo, portamelo davanti ai piedi. Ma Carusi, sto girando nello stesso posto da anche, due ore. Anche a me me lo stava portando davanti. Mi ha lisciato. Guarda, guarda, giocare. Guarda come lo butto a terra. Vabbè, però siete un po' stromboli tutte e due, eh. Ah, no, tu non sai giocare. La cacciatrice non sai giocare, questa cacciatrice. Ah, e mi ha preso, vabbè. Mi ha tirato 6 al centro. Hai fatto un buon loop, hai fatto.
Matteo, sei tu? Ciao. Dove? Matteo. Oh, ciao Bill, vecchio mio. Buonasera. E niente, non ti preoccupare, non ti ho abbandonato. Un giorno ritornerò con te. Quando ti devo prestigiare a tre, prestigerò te. Vabbè, condivido, testimone, la tua voglia istintiva. Condivido. Qua viene. Lo so. Quelle puzza. No, sta girando intorno a me, sta cercando l'altra. Non so chi ce l'ha. Si lava dalla macellonia. Ok, sta seguendo Steve. Sta seguendo Steve. No, è tornata da me. Che palle, però, pure lei. Allora, buona morte. Grazie. Com'è che in live diventate un po' più stronzi? Com'è questa cosa? La live ti fa diventare. Mamma mia, raga. Aspetta, Steve, mentre io faccio un gen praticamente a quanto te. No, Steve. Bravissimo. È un grande. È un grande. È un grande, veramente. Sto veramente. Il micro sta afferrando. No, non l'ha afferrato. Sono proprio sopra di lui al gancio. Ovviamente lo skill check quando parte, quando la cacciatrice mi viene a lisciare le mele. Figurati. La 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 sta prendendo Steve. Dimmelo prima. Io ho detto, infatti è sotto di me che sta prendendo Steve. Però vai, vabbè. Via. Tanto vuole il mio culo. Qui. Salvo, help. Help cosa? Che segue me. Ah, no, scherzavo, le vuoi. No. Porca trottola. E tanto sono morto. Libero pure Steve. Vabbè, fate un po' schifo, ditelo. Liscino, liscino, liscino. Ma non possiamo permetterci di perdere con questa. Minchia. Non possiamo permetterci di perdere con questa, vai. Pallet. Fermati. Ok. Edward è morto, Edward è morto. Ah, male. Benissimo, bro. Vabbè, se insegue solo me. Vabbè, se ti tannella non ci possono fare. E soprattutto se tambera. Vabbè. Esatto, 70 anni, queste cose qua. Attenzione testimone, ma su Skyrim si può scopare? Beh, dipende se hai una mod, di solito nel gioco normale no. Sì, puoi scopare, però non vedi la scopata. Mamma mia ragazzi, ma poi testimone, non hai 11 anni, io 11 anni pensavo ai gormiti. No, io 11 anni già pensavo alle serie. Sei, ragazzi, ognuno di noi con la propria precocità, l'importante è esserne consapevoli. Non è che c'è gente che ha fatto la prima volta un design? Sì. Per alcuni è follia, per altri è normalità, dipende. Vieni qua, guarda come ti bestemmio in culo. È un bestemmio, eh. Cazzo ridi. Un russo! E niente. Vladimir Putin. Me ne vado nel basamento. Vladimir Putin. Costituzione. Presidenza a vita della federale di Russia. Ok, stai in secondo. Anna, lei cosa ne pensa? Io mi starei lisciando meglio. Ok, stavo in secondo stile. Ma alla fine Sto sbucciando i kiwi. Ah, dimmi. Alla fine fai le stesse mappe, però si prende. Ah, io l'ha preso. Vabbè, alla fine come fai? Devi giocare a prescindere. So, Edoardo, sei modalità spettatore. Sei modalità spettatore, vero Edoardo? È certo. Ti fa diventare più bravo. Steve è feritino. Il fatto che si curino senza band. Cioè, almeno dovrebbero far vedere delle band. Ma anche quando è il kit medico, non è che vedi delle band in cui ti curi. Oh sì, ti al vuoto. Non ho mai pensato. Hanno fatto i gen, hanno fatto. Mi Steve. Dove è passato Steve c'era la botola, sa? Dietro di te. Vabbè, c'è la botola. A prescindere da quelli c'è il perk. Ma non spero di non perdere con questa. Vabbè. Sto cercando. Questo è il Mori, cioè dire che è il Mori. Mm-mm. E potrebbe avere tranquillamente il Noed. Non mi stupirebbe se avesse il Noed. Nabba com'è? Non vince una mezza partita. Dai, mi ha preso col wifiissimo proprio.
No, proprio wifi ho visto da qua, non lo so. Poi devi andare dalla tua visuale. Ma ha preso col wifi. Quella cosa non era prendermi. Obiezione, vostro onore. Mica si gira. Ma tu stai ancora inseguendo? Ah, bella, bella. Che deficiente. Mi si avvicinava per mirarmi. Ah, ma pure me l'ha lanciata. Ha preso un muretto. I don't think it's so profumato. Manca un genzolo, di cui due sono praticamente appuccicati. Miliscia. Ragazzi, voi sbrigatevi, perché io qua la sto... ci sto provando, ma se tu sei venuto da me, non è che... Ascolta, non l'avevo capito. Ah, non è colpa tua, ma... Dietro, vai! E niente. Mi ha preso, giustamente! Mi ha preso! Oh, Steve sta venendo da te. È cretino! È deficiente quel cretino! Ah, sta sabotando il gancio! Vabbè, ma quella se ne va da un'altra parte. Vabbè, è un'abilità inutile, se posso dire. Poi dipende quanto te la potenzi. Non è una... dipende, se glielo saboti davanti non è un'abilità inutile. Bravo, deficiente. Proprio un cretino. No, vabbè, non ci posso dire. Guarda come mi riabbatte, perché è deficiente lui. E culo. No, sta prendendo Steve Batten, sta battendo, sta prendendo. Raga, è l'ultimo gen. Uggire il più lontano possibile senza inficiare. No, Steve è un cretino, Io c'ho yourself, cioè se mi allontano abbastanza posso anche curarmi. È da salvo. Non sono neanche l'ossessione, quindi. È dentro il casotto principale al centro, quindi per... Scusa. Cristo, ma come me l'ha buttata? Non mi posso grattare in naso. È uscita di entrata? Che cazzo fa? Perché sta cazzo cercando nessuno me. Sta cercando me adesso, sicuro. Ma di onesta. E infatti. Che liscio. Dai, più liscio, ma fuori. Ma è scemo, proprio in culo, sti. Libero. Non c'arriva, mi sa. No, è troppo lontano. Guarda come cambera. No, io rischio di morire. Per un deficiente, tra l'altro, evita. Ciao, testimone, bello se essere passato. Peccato, potevamo farci belle partite qua stasera. Tra l'altro, testimone, apprezzo il commento: Matt spruzza la cremina bianca sulle minorenni. La cremina bianca. E che cazzo? Vabbè che ancora lo posso fare su alcune minorenni, quindi. Sta camperando quel gen. Posso dire che Steve è stato un coglione fino alla fine? Sì. Posso dirlo? Sta camperando quei due gen che ci sono. Io sono stato sfortunato, dovevo seminarla due volte, però vabbè, io sono stato sfortunato. Vai a toccare quello. Sto provando, ma lei mi trova così. Qua ci vuole qualcuno bravo con i chase. No, sono un cretino. Ma non mi ha avvisato, non ho sentito il... Prendo ci abbia zoppati. Cosa? Curva! Grandissima. Guarda come moriamo all'ultimo. Perché non mi ha seguito? Guarda come è l'ultimo. C'era la finestrella, sa. Secondo me. No, è tornato. Perché? Sta tornando. Perché vedete il gemolo che sta facendo. Io non sono al gen. No, si sta curando. Curate di curare, anzi. No, vabbè, allora, io ho una demenza. Poi in più non mi dà il sonoro dell'abilità. Questa abilità. Sta avvicinando. Vabbè, siamo all'ennesima potenza del... Senza il sonoro, come cazzo faccio? Quella stabilità di fine mi ha fatto fare. Chiusa i 360! Mamma mia, i 360! Oh, no! Sta
facendo una cazzata dopo l'altra, sto facendo. Ma Cristo! Vabbè raga, certe ne vinciamo, certe ne perdiamo, dai, tutto tranquillo. Sì, no, stiamo perdendo una dietro l'altra, poi con una cretina del genere, cioè voglio dire, anche sono stata... Ah, ok. Vabbè, questa aveva il Mori, non è scarsetta, non è scarsetta. Sta camperando? È scarsa, Edu, è scarsa forte, sì, sta camperando. È scarsa fortissima. Dove fai? Sta fai, camperando in gen, sta camperando in realtà. E me, sta camperando tutte le cose. Che famo? Poi con la mia tosse non mi aiuta. Sta andando verso il genio. Secondo me ti ha trovato. Anche secondo me. Però fa il giro. Detto, sono tutti qua i geni, grazie al cazzo che gli riesci a camperare, sono tutti qua. Non già arrivo. Niente, ne sa cosa, cerca la botola, cerca la botola, sa. Cerca la botola, sì. Mori, mori. Mori, mori. La fortuna non può durare per sempre comunque. E infatti. A volte mi debbottono le paraggi. E io prima l'avevo vista dove era passato Stibi. Il problema è fatela ricordare dove era vicino a una collina. Allora mi ricordo c'era una collinetta vicino a un Genna anche. Ma adesso? Che ti posso dire, questo mi ricordo. Niente, morire con questa è stata veramente un disonore. Cioè, veramente. Che ho sbagliato di testa abilità. Sono un cretino. Chiusa. Non è impossibile, diciamo, che riesca a uscire. Questa no, è detto, dico io. Può darsi. Molto probabilmente ce l'avrai, no? Della nabaggine che è. Ce l'avrà sicuro. Sta arrivando. Sta andando in bocca questa. No, no. È cieca come. Tanto la sua cecità ti ha visto con la sua cecità. Prima mi ha visto perché. Prima, va bene, ha fatto certe. Ha fatto certi errori questa qua che erano. Madornata. Cazzo, dai! Sto pick up di merda! È un perso, ce la farò mai. Ho la semino. Questa è persa, ragazzi. Niente, questa qua deve leggere la fisica matematica, non è presente, che si accorcia da prima del. Ha dovuto fare tutto il giro per prendermi. Ma vuoi fare il giro di non danno? Mi faccio ammazzare dalle entità se continuiamo così, Dove? Che mira di merda! Ma l'ha lanciato 2 km avanti. Liscio parte seconda. Madonna! Parte mia! È proprio. Cazzo. Livelli! Io te l'ho detto che è scazzissimo. Sì, come mira abilità, perché non ce la farò mai a scappare. Che io gli ho fatto un 360 così a cazzo di cane. Tu me l'ha preso però. Ancora continua a lisciarlo. Lego, clicco di spinacci. Poi io muoio per l'entità. Ah, guarda, sì, meglio. Morirai con l'entità. Era così. Forse, eh? Ancora non so se hai il tempo di. No, non penso. Forse sì. No. Ti ha preso. Non ci credo, ci posso credere. Da fermo, dai, facciamo l'indennità che ha morto. Olè! Cinca, sì. E non mi ha colpito neanche una volta. Scarsa proprio, scarsa. Sì, sì, arrabbiati. Oh, sarà quanto meno rango 20. Mamma mia, che cosa macabra comunque, l'uccisione a ferro. E rango 15. Vabbè. E gira tutta la panza. Ho fatto un pip, ci sta. Invasione o invasione iridescente, ci sta. Non essere mai e poi mai due spettatori. Mi aspetta. Non erano 4, me dava 4. Adesso sono 2. Perché no? Oh.
Ah, ecco, ma perché mi si blocca ogni tanto? Me da 4. Sì, ma anche su play da 2, cioè. Ne da uno in allora. Più? Che alla fine te. Vabbè. Mettete voi offerte, stavolta non so se ne posso mettere. Posso mettere quelle comuni, niente di che. Ah. E via. Okay. Oh, la torcia elettrica sporca. Ma la torcia io non la so usare. Cioè, sarebbe bene incominciare a saperla utilizzare, però. Anzi, quasi quasi me la porto la torcia. Ah, quasi quasi io invece mi porto una bella cassetta. Casomai faccio i gen senza sbagliarli con l'ansia poi. Bellissima. Dai, abbiamo dato la foto nel gruppo. Vai, terza gamba. Ah? Come? Davide ha mandato una foto nel gruppo ed è la mia terza, cioè io sono io con tre gambe. Matteo, metti pronto. Vedete, gli devo mettere un'offerta. Offertina. Io ne approfitto per bere le cose. È bella domanda. È leggero, è come si chiama, la panoramica. Vai, sono fiducioso, mi porto la torta fuga, sono fiducioso. Ecco. Vabbè, vediamo. Ora muoio per primo, guarda. Al dio del king da pampacchi, better run, parti la partita, dai, parti qua, parti là. Altro mai con al dio del king da pampacchi. Comunque, ci sa chi sarà il prossimo killer. Continua a vociferare del coso, del candy, ma non esce. Io direi il trapper. No, dico no. Quello nuovo. Dai, che mette poco il killer. Ragazzi, io voglio i biscotti. A te piace un biscotto, non è vero? Un tingi di biscottino, dai. Che cazzo, ma può essere che il matchmaking non deve essere immediato? Minchia. Non ho capito, perché al momento in cui è immediato sto cazzo di matchmaking, è un momento in cui va il cazzo su. Questo divinità shaming. Anzi, non è divinità shaming, ancora non hai detto niente di che. Hai detto tutto da solo. Ricerca partita in corso. Mossa. Mi manca un tip al rango 12, dai. Semi matta. Ai se io ti pego, ai se io ti pego. Delicia. Un pippa rango 12, dai. Io ora come sono rango 16, dai. Però 0 pip. Provate. A me da rango 16, sì. Però con 0 pip, purtroppo. Vuol dire che ancora mancano 4 pip per arrivare al rango 15.
2 William Bilderbeck. Camicetta contro maglione. Camicetta, evidentemente una camicetta. Camicia con tasconi. Camicia con... quella è una camicia, secondo me. Giacchetta. Una camicia. Giacchetta, ecco, giacchina. Anche giacchina. Ah, camicia. Quanto sei pignolo. Popo pignolissimo, è come se dicessi... adesso mi mangio una torta, invece volevo intendere un melone. Che cazzo vuol dire? No. Ma adesso mi mangio un bel culo. No, intendevo una pezza di pizza. Sì. Non è che noi qua stiamo facendo volgarità. Ragazzi, serio, no? ci vuole poliedricità mentale. Che no, ma sei pignolo. Minchia. Matteo, tra pochi giorni scade il gran countdown. 13 giorni. Meno. No, 13. Tra poco è mezzanotte. Tra poco è mezzanotte. Quanto sei pignolo. Va. Aldi, ecco, nuovo. Per cambiare. Madò, basta. Ricordiamo le stesse probabilità. La stessa percentuale di probabilità di uscita. Vabbè, andiamo degli sviluppatori. Già, è l'infermeria. È l'infermiera. È l'infermeria. Sì. Hai visto? No. Shit. Sì, mi ha visto. Cristo Dio. Minchia, speranzoso il caso. Un colpo me l'ha dato. Non possiamo neanche lisciarci che sa dove siamo. Ah, molto bene, vedo che mi stai facendo inseguire con molto piacere. Sì, però voglio dire, riusciremo a fare un gen? Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le eventualità. Hanno visto qualcuno? Ti sta prendendo, spero. No, guarda come viene a baciarmi il culo. Guarda come viene a baciarmi il culo. Poi c'è stata una tofobia che rallenta tutto. Infatti sto facendo solo eccellente. Sono molto speranzoso. Molto speranzoso. Ho già detto che sono molto speranzoso. Ora viene. Esatto, spero per te che quel geni sia finito. È un quarto più o meno. Manca un quarto. Ah, capito? Sta giocando. Ho sbagliato solo una volta. Vuoi avere un po' di pietà, per cortesia? Hai sbagliato solo una volta. Secondo me, vai a salvare alzare Matteo. Vai a alzare Matteo e il suo fra. Ma pure tu. Vai ad alzare. Ma che cosa vuol dire vai ad alzare? No, è americano. E poi anche in americano è comprensibile. Infatti, ora da chi è? Non posso. Alzami cazzo. Ma non posso. Non posso però alzi lui, sei un cretino allora, cioè sei un deficiente. Scusa, dillo, sono deficiente. Cioè non alza me, alza quello. Cioè è grandioso proprio. E neanche l'ho alzato, tra l'altro. No, neanche l'ho alzato. Ma se mi segue, no, che devo fare? Devo scappare. Ma che cosa ti segue? Ma quella è lentissima. Tu intanto mi alzi e poi... Se n'è andata? Ok. Vedi come ha fatto qua? Così. Purtroppo ho già la persona sbagliata, ma... Vabbè, figata. Perché sei abituata a vedermi come Bill, quindi... No, ho preso il primo che mi capitava. Non ci posso credere. Vabbè, vaffanculo, è partita di merda. Edo, mi viene ad alzare, per favore. Mi viene ad alzare. Mi ha visto. E poi va dall'altra parte. Sta andando dall'altra parte. Io non lo capisco. Guarda che adesso piglia. Mi ha lisciato. Questo perché? Perché prima non mi ha alzato. Ma che vuol dire? Ce l'avevo addosso pure tu. Allora vai, dai, vai via. Vai. Che cacchio. E niente, che palle. Scendi da quello nel gancio, Matteo. No, sta arrivando da voi. E sti cazzi, Edo, sti cazzi, se non facciamo in questo modo, moriamo. L'hai capito, sì o no? L'hai capito, sì o no? Sì, lo capisci, capito, vero? Ho capito. Proprio l'infermiera, tra tutte le infermiere. Che poi è scarsa l'infermiera, Edoardo. Questa qua non aveva manco le skin. Beh, e ci faccio pure il pallet.
Ah, che cazzo però, ma non è possibile. No, ma non è possibile, ma come puoi dire che scazza? Cioè questa ti guardo, mi vuol dire che lo hai recuperato mentre stavo inseguendo Matteo? Ho recuperato quello che posso, due secondi sono stato a terra. Ma quando mai, Edo? Ma che cazzo te dici? Che palle. E perché ti sei impegnato più a spostarti che a curare. Vai, vieni a darmi il 5. Ah, non sei tu. Quello là. Che cazzo fa? Mi sta ricando, avevo sto qua handicappato, mamma mia, sembrate parenti stretti, sembrate. No, ragazzi, l'infermiera è esagerata. Ma quale scarsa, questa è troppo forte. Albert, che faccio? Forte. Ditemi che faccio. Trovati la botola, questo devi fare. No, c'è uno ancora a terra. Ciao, lo sa. Trovati la botola. Lo sa. La tomba di coglioni. E io inizio a provare a fuggire. Fatto 4% spunta solamente i sopravvissuti contro di me, spunta il 4%. Trovati la botola, Edoardo. Sì, sto cercando. 4% spunta solo i sopravvissuti che giocano con me. Oggi ho fatto 4 su 4. No, 4%, 3 su 4. Mi vedete? Forse, non lo so. Vide. Non si può scherzare di grammatica in questo. E ho fatto pure rumore. Bene, Edoardo, bene. Ho perso pure il pip. Fanculo. Ma sicuramente l'avrò perso anch'io un bit. Ma ammazza, cioè ammazzati, cioè almeno trovo la botola, Edoardo. Ma non posso levarvi, no, non ci arrivo. Ma perché non... Io gli stavo dando tempo per trovarla. Lui. A me quello senza suono, come fa? Poi tanto c'era l'altro che ancora ci divincolava. Edoardo, mi raccomando, fai il gen così poi appena fai ding ti viene a prendere. Oh, ma vabbè, ce l'avete con me stasera, ho capito. Mi sto zitto. Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo ti fai il gen se siamo morti? Ma infatti cazzo non lo sto facendo, l'ha detto Salvo. Sali sulla collina, sali sulla collina, sali sulla collina, vedi se c'è sulla collina. Allora come ti sei allungato la vita? Ovviamente quando utilizzo la torcia muoio, così la perdo. Danni. Non c'è. Adesso acuisci l'udito. Ho una sola cuffia. È vicina. Eccola! Ma che culo! Che culo! Ma che botto! Entra dentro, bello che ti bagga, pu. Avrei riso se si fosse teletrasportato, avesse buttato a terra e avesse chiuso la portola. Avrei riso tantissimo. La. Vabbè. Almeno, dai. Avrei riso. Che merda, l'infermiera, madonna mia. Sì. Madonna mia. Madonna mia. Ma che cazzo, c'è? Noppi! Peggio, cioè non è possibile. Cioè questa si teletrasporta a cazzo di cane quando vuole. Vede che c'è pure, sì, però si affatica. È fatica il cazzo. Cioè questa si fa mezza mappa se vuole. No, fatica, tutta la mappa. Recupera in due secondi. Quando fanno i killer OP, a me mi stanno sul cazzo. Perché non è che se lo fai OP hai fatto un buon killer, perché se no Survivor come gioco non può giocare. Vabbè, ma non è secondo me non è così forte, anzi è molto difficile da usare, dipende da chi lo sa usare. Ma cazzo, allora, cioè non, questa si è teletrasportata da un punto all'altro nel durante l'inseguimento in 5 secondi. Non puoi scappare, è impossibile. I pallet non li puoi utilizzare perché tanto quella lì oltrepassa, cazzo di là, oltrepassa qualsiasi cosa. Come cazzo sfuggi? Non puoi sfuggire. Pronto, di nuovo, ok. Vediamo che offertina posso mettere. Il pampa. Il fatto che non ho nessuna offerta bella. Sto facendo schifo. Legno di quercia pietrificato. Non è molto utile, devo dire. Penso. Ti metti pronto, so. Di nuovo? Se l'ha levato. La mia playmola. La mia playmola però. DBD è handicapped proprio. Handicapped. Fa concorrenza a capped. Capita? L'hai capita! Adesso potete iscrivervi. Livello 3. Adesso potete disiscrivervi, ragazzi. Non vi preoccupate. Lo comprendo. Ce lo fate.
Che dolore di schiena. Ma spendili sti punti sangue, c'è 33.000 punti sangue. Lo so, li stavo spendendo, ma tanto non ho più... Qua non li vedo più che perk. Ora, Salvo, lo uccidi tu o lo uccido io? Ucciderlo tu. Ma ora ditemi per gli oggetti, va bene, ok. No, devi avanzare di livello, lo capisci questa cosa qua? Questa cosetta la capisci che non devi avanzare di livello? E gli oggetti non ti spuntano fin quando non cambi la tela. E la tela non ti cambia finché non hai consumato tutti gli oggetti che ti sì, ormai 9.000 punti, vediamo. Poi cos'ho? Ingranaggio. Piffero magico. Certo che io ti sto raggiungendo con Claudette. E tu stai fermo. Inizia a prenderti i trasferibili. Cerca di fare il percorso per arrivare ai trasferibili. Hai perk trasferibili, vedo. E lo so, non ci arrivo tanto. Non ti interessa arrivarci ora, ti interessa intanto cominciare il percorso. No, il percorso più breve, 3, 5.000, 4.000, 3.000, 4.000, questo. Vedi, ho fatto un calcolo, bello. Poi cosa c'è qua? La gente è emostatico. Magari, cioè, vabbè, è inutile parlare perché tanto non mi capisci. Lo prendi quel sudario? Sudami nelle mele. Come? Quel sudario non te lo prendi? Cioè, no, cioè, sì. No, perché? La cosa bella che ho detto, mi sento fiducioso. Non ti ho detto usalo il sudario. C'è l'infermiera, mi sento fiducioso. Morti in 5 secondi. Cioè, la facciamo una clip. Prendiamo, mi sento fiducioso, la uniamo al risultato. Sì. Mi sento fiducioso. Okay. Con i suoni di Slaughter. Oh, che bello. Poi quando finisce la live clippo tutti i momenti. Ha trovato, sta. Oggi ho buttato un pirito profumato come una solfata. Vabbè, adesso. Grazie per l'information. È importante. Io ero in diretta proprio nel momento in cui. È successo anche una delle cose che tipo non accadono mai, sentito proprio il suono. Sì, sì, e poi ha fatto peto, uno scorreggio che di cui si sentiva il suono. Cosa strana. Vabbè, ragazzi, è in corso un'infezione intestinale a causa di un'indigestione da sushi, da sashimi, che non ho mangiato tanto, poi magari era un po' rimasto. Io pure la febbre, cioè che... Sì, l'infezione come la cuori, aumenta la temperatura. Certo, vabbè, sì. Però potrebbe anche non aumentare. Potrebbe, ma è successo. È successo, quindi cazzo. Che io, giustamente, no? Che fa? Non la prendi nel culo tutta? No? Non la prendi? A me non mi è venuto un cazzo. Cioè, com'è stato? No, vabbè, che morta. Meglio per voi, cioè... È vero che io il sashimi non l'ho mangiato, quindi può essere che era del sashimi, però... Oppure che i miei anticorpi abbiano demolito l'infezione. O forse ha un'incubazione più. No, ma il motivo delle mie tosse sicuramente è mio fratello che ha tossito tutte le notti. Ma io non ho detto che tu hai poi la tosse che c'entra col cibo. Ah, guarda un po'. No, guarda, dicevo al mio fastidio. Di nuovo! Non si può. Ma stiamo scherzando? Non si può. Lo stesso probabilità. Sì, dico sono con l'altra, con l'altra tizia, con le treccine. Ma scherziamo? La stessa mappa per 3 volte di fila? Ma che mamma, davvero? Myers! Myers! Cazzo, abbiamo perso. Myers! Everybody do the Maierino, everybody do the do the portellino. Everybody do the... No, dai, vabbè, pure. Chi è? Non sto capendo più niente. Minchia. Abbiamo... no, perso, vedi. Everybody do the cortellino, everybody do the Maierino. Sta girando intorno al casolare. Ma più che altro, ragazzi, perché Edoardo mi ha body bloccato. Ecco, ora ho le minime cose, però no, dai, non lo sapevo che eri là, stiamo calmi. Io le prove che lo stai facendo. Non è perché lo faccio, allora vuol dire che è colpa mia.
passata la seconda fase. Ah, no, un po' di blocchi perché il PG è andato lì, si è teleportato davanti. E invece c'è la seconda fase. Vorrei dire la seconda fase. Sì, è la seconda fase. Vorrei dire, ma non lo portare qua, Edo, ti prego. Ma dove lo devo portare che ce l'ho qua attaccato al culo? Michael Myers. Ti ho bloccato. Halloween è un film bello comunque. Brutto. I'll ruin. Ecco perché era così lento. Se mi avesse preso avrei riso col colpo wifi. Non è che è lento, è che se lo lascia andare fa velocemente. Ah. Io che mi incastro su un casolare per giunta, per dire. Se hai ruin in pratica tu lo lasci e va indietro molto molto velocemente. Madonna, velocissimo, avevo quasi finito e già. È Caspior. Ruin. E ho visto pure il totem mio, può essere, eh? È Robilo. Eh sì, è là però vicino a lui. È ritardato. Sono un ritardato. Sono un ritardato. Ma chi, scusa, che è successo? Io. Ha preso Bloody Nail, ha preso Bloody Nail. Dai. E sta avvenendo, no, non da me, non lo so. Brutto! Dai, che io sto finendo il gen. Da chi è? Da me. Ok, perfetto. Da me. Lo vedo. Da me, oh. Vai, uomo ragno! Da me. Dai, oh, ma che vuoi? Ma sei dietro di me! Tu vuoi lisciare il Myers? Sta seguendo ancora io chi? Vieni, distrugge tutti, mi vuoi lasciare il dude Ce n'è un altro qua di pallet, se vuoi. Stai zitto. Davanti al gen, qua ce n'è uno di pallet, se vuoi. Mi vuole lisciare il Myers, signore. Ho trovato Ruin! Vai, distruggi l'occhio. E come? Mi sta seguendo. Vuole il mio culo. Al sapore di mele. Al sapore di formaggio. E qui il Ruin. E lo sì, faccio io, esci. Portalo via che lo distruggo io. Dai che almeno mi dai il primo colpo. Ah, intanto lo sto tenendo da mezz'ora. Hai fatto un gen solo. Trottola. Sto cercando di farne un altro. Dallo a me. Pim. Ecco ora chi va a seguire. Ah no, ancora a te forse. Me? Madonna Edoardo, sei sempre nel posto sbagliato al momento giusto. Ma dai! Assurdo! Ero riuscito a scappare, Edoardo! Ti ha fatti rincrociare! Assurdo! Sono Myers, chissà dove andrà. A prendere Edoardo, spero. No, invece secondo me viene da noi. No, invece. Sì, sta bene poi. Edoardo, dimmi se ti posso liberare. Liberami! Okay. Devi dirmelo però, non mi posso fidare solo della parola. Dimmelo, e dico sta andando da voi, vuol dire che sono poi, libero. Vuoi modificare anche Edoardo pure tu. E che cacchio. E lui se ne va. Mi devo lisciare le mele oppure me le lisci tu? Non lo so. Eccolo il Myers. E mi direi uno degli sganci. E niente. Mi raccomando, tu non scappare, rimani davanti il mio gancio. Rimani davanti al mio gancio, così, tra l'altro sei anche ferito, così appena ti vede ti fa una cartolina per posta, ti dice va, benvenuto ad Azeroth, ti regala la cartolina, il cesto frutta. Vai, se sei fortunato ti stappa pure la bottiglia di champagne. Pure, ma guarda che gentile. Quando siete? Sta camperando? No, sta colpendo Bloody Nail. Sta seguendo l'altra. Molto bene. Però sta tornando là lei. L'ha presa, non venire, l'altra. Non venire. No, l'ha presa l'altra.
Ok, no, liberami, liberami. Ok, vai, 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 vai. Dame, dame, dame. Okay, lisciamoci le mani a destra, vicino. Vabbè, a destra, a destra, a destra. Almeno non voglio dire ancora non si è potenziato, perché adesso si potenzia. Perché sta venendo. Sto già l'ha fatto 6.000 volte. Comunque il ruin è qua vicino, vorrei dire. Qualcuno è lì il ruin. Sì, ma io lo so dove è il ruin, il fatto è che non ci possiamo andare adesso. Non dove ci credo! Esatto, vicino a te era, Maronne, che paura! Che... dai! Devo rompere sto cazzo di ruin. Rompilo tu, perché io volevo cercare di finire. Ma perché non finiscono più un genio? Oh, è il ruin. È perché almeno ruin non indietreggiano. Cazzo l'ha portata? Minchia, ma sapeva dove fossi! Sapeva dove fossi perfettamente. Guarda, rischio di sacrificarmi, lo rompo. No, l'ho rotto. Sì, però allora verrà da te. Ah, ma se ne muovendo tutti. Molto interessante. Matteo, se vai a salvare l'altra. Devo finire. Non ci arriva, non ci arriva. Falla salvare! Non ci arriva. Ci arrivo comunque. Vado a salvare. Ho la salve, che posso dirti. No, salva me, Metz, e poi. Fast arriva, slide. Il gancio qua davanti. E pure, è andato di pulissimo. Fatto che ora arriva, e infatti sta arrivando. E qua la botola! La botola è qui! La botola, quello è allora, siete in tre. Siamo in tre ancora. E che palle! Vieni a salvare, Matteo, vieni a salvarmi, vieni a salvare. Ma vieni a salvarmi, mi sta seguendo. Ti sta seguendo. Ovviamente non è stupido. Aia. Vabbè, siamo morti, cioè. Non si è neanche potenziato a tre, per dire, avuto un culo questo qua. Stiamo beccando giocatori un po' schifosi. No, sì. Ecco, giustamente, no? Sì. Vabbè, arrivederci. Io vi dovevo lasciare morire, pezzi di me. Che la botola è là, lui la chiaderà subito. Sì, ma Strascica vedi vicino alla botola, se stavi capendo che... Sì, ma tanto... Mi sta Strascicati. Cercando. Edoardo, è là che mi sta cercando, un attimo. Vabbè, vado a cercare. Matteo, vado a fuggire. Ditemi quando sono lontano. Io non penso che l'abbia vista la botola. Guarda, non lo vedo. E 4% di merda, vedi che belli. Ok, vado. Il 96 è maggiore. Però che palle. Se n'era andato. Che palle. Ciao, sono Myers. Con Michael, però dai, era lì la pam. Però io non ho mai questi colpi di culo quando faccio il killer, ma invece se gli altri invece sempre vedono. Oh, se n'era andato, tra l'altro io potevo arrivarci, niente, è ritornato. Gli è andato. Da me. Però ho fatto almeno un rituale costruzione. Comunque, non so se avete notato, ma il 13 The Killer ha un particolare cerchio. Cos'è un particolare cerchio? 13 e 17, se sei killer, hanno un particolare simbolo attorno. Che è tipo spinato. 16, 17, 13 li hanno. Ah, solo 13 e 17, cioè. Sì, perché hai capito, numeri alla sfortuna. Sì, perché sì, 13 e 17. Comunque il 13 di settembre si resettano i ranghi, risaliremo di qualche rango. Sì. Sta caricando. Penso che ci potremmo fare l'ultima partita, perché... Anche altre due, visto che avrebbero avuto un sacco di problemi tecnici. Sì, però. Io lo so, però il tempo che carica praticamente. Non ne sei un matchmaking molto veloce. Oh, dico, a prescindere dalla pacifica, forte dico. Già sono le mezzanotte meno 10. Non so se ce la famo, sa, dipende dal il matchmaking. Vuoi andare ad Hawkins, ragazzi? Perché no? Perché no? Ah, ho incassato. Oh, spirito calmo è mio, per tutti, anzi.
Spirito calmo. È che non serve un cacchio, però. Spirito calmo. Spirito calmo. È calmo. Spirito calmo. No. No. Sì, invece sì, guarda un po'. Che offertina mettiamo? Che offertina mettiamo? Io ho messo Hawkins. Credo. Ho messo Hawkins. Io l'ho messo. Ho messo una bustina chiusa io. Così è un perk per tutti. C'è un bonus per tutti, volevo dire. Non ho messo per te la busta chiusa. Edo, c'è scritto personale. No, a tutti i sopravvissuti. Guarda, la descrizione. Metti salvo pronto. Metti salvo pronto. 25 bonus punti sangue in tutte le categorie a tutti i sopravvissuti. Ah, ok, allora è questo. Questo gioco è bellissimo. I server un po' meno. E quelli un po' meno, dovrebbero aggiustarli un attimo. Vabbè ragazzi, comunque una casettina piccola, anzi che sono arrivati qua. Cioè, come dire, come se lo Neighbor avesse così sono giocatori da potersi creare un gioco online e aumentare la grafica a un certo punto. La casa è veramente piccola, indipendente, ha fatto solo questo gioco. E tutto questo l'hanno raggiunto in 4 anni, non è che dici un anno, 2 anni, come quel nerd di Fortnite che comunque è dietro l'Epic Games. L'Epic Games ha un suo store, un suo launcher. Perché voi loro hanno avuto la possibilità di arrivare a quel livello. Loro anzi, da quel che hanno fatto, voglio dire, il gioco divertente quando funziona, quando i server partono. Divertente, poi il fatto che ci siano i killer dei film horror, insomma. Originale. Cioè tu devi dire, il primo DLC, no, il secondo DLC a pagamento, era già Michael Myers. Per dire che contatti hanno provato ad avere e che fiuti hanno dato a questo progetto i detentori di certi diritti. Vabbè, perché ormai perché hanno come unica possibilità di farsi conoscere dal pubblico giovane è un esempio quello dei videogiochi. E quindi, e comunque allo stesso tempo quindi fai due piccioni con una fava, perché a chi perché già il pubblico che è dei gamer in generale gli piace l'horror, quindi fai due piccioni con una fava. DBD fa successo perché c'ha le robe dei film horror, e allo stesso tempo i film horror, quelli che la gente che non li conosceva li conosce così, sia inediti che di altri. Ma poi in più c'è da dire che comunque hanno investito in questo gioco, era all'inizio. Poi è andata molto bene, guarda quanti capire, addirittura Silent Hill, un colosso che non si vedeva da anni su sono curioso di vedere quali sono i prossimi killer con la licenza, perché veramente hanno veramente finito le licenze. Cioè veramente dei film horror non c'è nessun altro. Nessuno. Ci sono Pinhead, It, Candyman, tutti questi cosa sono questi, oppure non ho veramente idea di chi possono essere. Ce ne sono altri film horror. La bambina l'esorcista. Altri belli, per esempio, questo essere The Terrifier. Non so se siete presente. Edo. Trovata. Poco il. 5 minuti è stato comunque a cercare la partita. 5 minuti più. Ah, madonna. È un tempo enorme. 5 minuti. Il caricamento si calcola che. Il tempo per accendere il GTA e poi accendere online. No, molto più tempo. Cioè. Sì, al 7-8. Si calcola che praticamente ci sono 7 secondi per far perdere per far distogliere l'attenzione del giocatore. Guarda come mi si blocca, guarda. No, a me non mi sta caricando. Infatti, ti pare uscito. Allora io scusate. Ma ho fatto una scarica dei noniceli così.
La Candida Rosa penso che l'ho nominata tutta quanta. Ma invitato Edoardo, Edoardo devi rifare tutto. Vabbè ragazzi, ultima partita per davvero e poi sì. Quello era il problema. Oppure ce ne facciamo una personalizzata un po' così puzzino. No, no, quelle per i momenti, fare i funny moments. Funny moments. Ci dobbiamo fare un corto comico lì in live. In live. Che cazzo è caduto? Tu pensi? E non avrebbe fatto tutto sto rumore. Ma ecco, vi invito. Vediamo se anche i buddisti possono essere insultati a pari merito. Ma c'è Mercury online? No, Mercury offline. Giustamente. Dame oh, dame. Ci sarà. Ci sarà. Vediamo se. Io l'ho detto, ragazzi, l'ho detto. Queste sono dimostrazioni di quello che succede quando vedi. E ti pronto, okay. Sai che ti sei tolto. Sì, sì. Lo vidi, lo feci. Lo dissi. Cuti ludissi che dai a lassare fari meglio la morti che ha chi sto dolori ai 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 moro. Per altri inediti catanesi prego iscrivetevi quali no, primo che inediti e soprattutto che catanesi. Poi, questo non è catanese neanche, questo è agrigentino, ma di quello stretto di Campobello questo qua. Vabbè, alla fine è siciliano, cioè, alla fine si capì. Sì, sì, certo. Ha l'accento che le gente. Sì, ovvio. È siciliano, sì, lo si capisce. Se uno di Ragusa, uno di Catania lo sente, lo capisce. La squadra ha detto catanese. La grigentino manco lo conosco, quindi. Comunque se devo parlare del calabrese, non è bello che striglia per niente. Sì, lo so. Ho sentito il calabrese, parla del calabrese, ma non è tutta un'altra cosa. Calabrese è a parte i vocaboli sono molto simili a quelli siciliani e poi assomiglia molto di più al dialetto agrigentino. Avete entrambi questo marcare la consonante. Poi magari il agrigentino mette qualche così, no, così poi è ragusano, pare così. Questo è più ragusano, questo è ragusano. Il ragusano parla in questo modo, parla il ragusano. Il ragusano parla in questo modo. Perché il nostro professore di matematica è perché parlava lui in quel modo. Non è che... Ma ok. Meglio così, meglio con le luci. Sono qui per un messaggio importante. Suca. Voi dire. Importantissimo. No, voi. È il messaggio importante è Suca per voi. Ah. Ah. Suca, adesso treno. È su treno. È mezzanotte, ragazzi. Auguri a tutti quanti per il vostro anniversario di edonismo. Lasciatemi benedire dalla mia spada. Lasciatemi benedire. Sapete che sono un figlio della schifosa. Hanno abbassato il bonus culture per il 2002 da 500 a 300 euro. Ma dai. Eh sì. Presa nel culo due volte. Sai che prima... ma è normale perché c'è il Covid. Prima per la lode hanno abbassato e poi pure per il bonus. Beh, la lode l'hanno abbassato tempo fa. Ce l'hanno abbassato. Ah, due volte hanno abbassato. Sì, era 1000, forse anche 3. Poi è diventato anche 3700, 500 e 300. Esatto. Sculacciato prima sulla chiappa destra e poi sulla sinistra. È normale perché sono aumentati 100 lode e perché c'è stato il Covid ora per
per l'anno prossimo per il bonus cultura. Ora ci manca solo che come si dice, ci manca solo che questi soldi non arrivano e poi il pisello può direttamente andare all'anno malato adesso. Poi dovevo cercare, lo scordavo, sì, Avengers. Ah, trovata la partita. Vai. Ai 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 ai. Vai Tino Moro. Certo, di noi i cori. Tu. Fatto anche canzone di Natale, lo so, Balestrieri, lo sai. No, non lo sapevo. Ovviamente cristiane cattoliche, si intende. Non da chiesa, ma a tema cristiano cattolico. Sì, sì. No, non lo sapevo. Non sapevo. Killer? FK come Leatherface che fa. Ah, no, ti prego. Domanda. Ah, no, FK? Prego. Domanda. Certo, come ultima partita sarebbe una merda. It's all folks. Non ci spererei morto, anche se è morto. Sì, anche perché c'è ah, no, il corpo ardente. Corona del corpo ardente. Quindi andiamo ad Oki. Su, si Edoardo, non dormi di più. Ragazzi, Natale sta arrivando. E che cazzo, ancora mancano 3 mesi. Prima c'è tan, 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 tararom. Tararom. Bimbe, bimbe di ogni età. Io so solo in italiano, dovete perdonare. Io invece la so, invece io so solo in inglese, al contrario. Bene, 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 siamo messi. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see in this old town of Aldo. Il Bau Bau voglio come killer. Sì, e che deve fare? Lancia i dolcetti acidi. L'uomo lancia nero? Lanci allora, per me. Bau Bau, uomo nero, Baba Yaga, tutti questi qua sono sì, la stessa cosa. Sì, sì, lo so. Non è lo vedo. Poi il Chupacabra. No, secondo me dal mondo delle creepypasta potrebbero prendere noi killer. Il Chupacabra potrebbero mettere. Ma l'uomo nero non sarebbe... Ah, è un Jeff the Killer. Dal mondo delle creepypasta lo possono fare. Non è che Jeff the Killer ha il coltello pure lui, tutti col coltello. Vabbè, ma tutti gli slasher sono con... Minchia, la moto sega. Chi è? Sono io? Ma sta parlando di me? Non so se sei tu o Leatherface, forse è Mandriano, sai? Ma... No, è Leatherface. E in effetti potrei essere più Leatherface per certi versi, non lo so. E ovviamente si prende me. No! Ah, ok. Harry Potter and the Revenge of Leatherface. Col tuo wifi, ovviamente, figurati. Ma come poi va velocissimo, che è un flash. Poi con quella velocissima. No. Mi blocca sto figlio di... Sto fulino. Vai, sali, sali. Magari vuole il mio culo, magari no, non lo so. Bimbe, bimbe, di ogni età. Questa è la vendetta di Leatherface. Harry Potter è la vendetta di Leatherface. E niente. Adesso accendo in barbecue e mi vado dentro in culo, guarda. È sì, probabile. Voglio, ma che cacchios. 100% questa. Harry Potter è la vendetta di Leatherface. Si sta vendicando per prima che era FK. Non riesco più a girare l'Everface, tutte le volte che lungo andare sono morto. No, sempre morto con l'Everface. Idem, mai vinto con l'Everface, è fortissimo. Mi salvi Edoardo, per favore. Mi arrivando. Ok, arrivo, era a metà gen. Ah, ma non c'è più Edoardo, allora mi sono andato a salvare, Ah, ok. Stavo facendo gen. Continua a fare gen, non so se tu volevi stare quello che stavo dicendo.
Ma sono deficiente, proprio deficiente, eh. Ma di palle sto facendo. Cazzo, ho spaccato il palle. Centro blowdown. Luca. Luca proprio. Mi sto facendo tutti eccellente, dai che sto finendo sto gen. Oddio, vi sento sotto di me. Curami! Fatto. Questo è meno umano. Questo è Cristo, ancora mi sta seguendo. Notato, questo è un deficiente, questo Dwight. Ma io sbaglio. Sono scritto. Così bravo. Stavo fatto. Dicendo. Dov'è sa. Dov'è? Deficiente, no? Lo skill check. Dov'è? Non ci posso credere. Ma come puoi essere così? Come puoi essere così? Ecco. Qua mette che ci sono i pallet, vieni. Ma io qua già ce li ho i pallet, non è un problema di pallet, Cristo. Sono deficiente, ragazzi, abbiamo in squadra un deficiente, mamma mia. No! Uno con la 104. Meh. Uno che fa i top di difesa. Dovevate fare tutti i geni il tempo che io ero stato. Sì, ma io... quello non corre, quello cammina. Quello gioca la Switch, lo dico io. Ho visto Edoardo. E io sto facendo il gen di sopra, bene, quello solo. Sto facendo il gen solo. Non ci sono riuscito a devincolare. Non ci sto credendo. No, si può fare solo salvo, devi guardarmi le spalle. Tanto di fuggire più lontano possibile. Non riesco a trovare altri gen assurdi. Come così, quando c'è tempo non ci sono mai gen. Ah, vabbè. E niente. Non ci credo, io non ci sto credendo. Dai, guarda, dimmi che lo stai facendo bene quello lì, perché comunque sì, poi diamo. Sì. Ok. Lì aiuto, dai, quasi fatto, manca uno sputo, manca un camper, se n'è andato, cioè ci ribarbe che vi aspettate. E infatti guarda da chi sta per venire. E infatti dai, era l'ultimo, mancava un secondo, vai via. Aiuto, l'ho seminato quasi. Aiuto, salvare Matteo, aspetta, non a salvarti, almeno faccio qualcosa di utile. Sta seguendo a me. Guarda che non è venirti a trovare, mi trova. Sento una motoseghina. Non so chi cazzo sta inseguendo, ma... Ah, salve presidente. Vabbè, salve. Ho cambiato sesso, sa? Non trovo meglio da femmina. Ragazzi, manca veramente uno sputo a quello al piano di sopra. Vieni qua, vedi liscio. Aspetta, saliamo sotto. Manca veramente uno sputo. Mi sta cercando il figlio della sottana. Dove cazzo è il gioco? Lo sto facendo io. No, dai, manca un non nulla, manca. Ding. Ok, lo vedo. Qua sotto. E qua ti curo io. Sta venendo. Cosa mi curi? Scappa. Ah, molto bene. È tutto molto molto bello. Giustamente niente. Da chi va? Ragazzi, ma non è che... Dwight ha un culo, è scarso, ma scarso forte, ma ha un culo. Ma grande quando la Germania ha un culo enorme. Mette, che sta facendo? Non lo so, chi l'ha visto più?
Come chi l'ha visto più, cazzo? Se mi vengo, se secondo me. Vabbè, ti vengo, vengo a risollevare. E che ne sapevo io che non era là sopra? Cioè, hai inseguito me per tutta la notte invece che sollevarti. Cioè, pazzesco. Dove cacchio sono le scale? Ma è successa una cosa del genere? Al basement mi ha portato. Matt. Eccomi. In due, in tre, in mi sono divincolato, mi sono divincolato. Via, via, vabbè, mi volete curare qua? Curatemi qua. Ti cura lui perché non so se... Curami pure tu, Cristo, si possono curare in due, vieni qua e curami così lo facciamo velocemente. Minchia, Edo, mamma mia, ma sei un impacciato. Mamma mia. Mi ha ripreso. E sei morto? Ma l'hai fatto il gen qua sopra? Sì, sì, l'ho fatto io. Vuole riportare al basement, ah, proprio ostinato. Avrà qualche... La volta mi ha preso, siamo in seconda fase comunque. Nessuno sta facendo gen, molto interessante. E io stavo salvando te, ma se non si allontana, io lo sento ancora la musichina. Un genio. Venga a salvare Sao. No, faccio io, vai a fare il gen, fai a fare il gen, Matt. Bella domanda, dove è il gen? Era dove? Vai via! Era dove hai preso prima tu, Matteo. Ok, stai inseguendo forse a noi due, non lo so. No, stai inseguendo, mi sa a salvo. Io non sento nulla. E infatti lo sento qua vicino io. Assurdo, ragazzi, questo c'è il radar. È impossibile, questo c'è il radar. Questo c'è il radar. Ma come non può essere. Trovarti ogni due secondi? Questo c'è il radar, è possibile. Vabbè, prova a fare body blocking. Dove sei che prova a fare body block? Niente. No, divora speranza. Chia, dove cacchio? Lo c'è il radar. Qui c'è un gen, dove sono morto io, c'è un gen quasi finito. Ok, vabbè, faccio il gen o libero te, dimmi tu, sei morto, mi sa. No, io sono morto, no, lui è morto, quindi fai il gen. Ma che palle. Devo liberare. Sono morto, non devo un cadavere che... penzola. Forse mi divincolo, però, Divincolato. Mizzica, mi sei passato vicinissimo, lo sa. Non è possibile. Bravo, bravissimo, parami il culo. Cerco di fare un gen. State seguendo. Ha zoppato il signorino. Ah vabbè, che se ne fa? Va del gen nel frattempo. Io sto cercando di farlo un gen. Però. Ma dov'è? Dov'è? Non... non ho file barbie. Adesso mi prende, sicuro. Sta tornando. Ah, devo uscire le mele. Fondamentale. Io vorrei trovare il totem, ma se qua. Luca! Gordito! L'ho liberato, va bene. Vattene via! E niente. Cazzo, come mi ha colpito? Ah, perché c'è vulnerabilità, ecco perché. Che dove scappa? Guarda, è un noid fisso, eh. No, accini in barbie, chiusa dove sono? Palle. Qualcuno mi venga a salvare. Magari no, non ci posso credere. Arrivo io, fai gen, io arrivo. Vai gen, ma dov'è il gen? Vai. È qua nella stanza, mette in questa stanza. Dobbiamo andarcene. E ora viene da me. Ho sbagliato tutto. Madonna. Cacchio, che è successo? Il mori, ragazzi. Il mori. Cappio. Mi ho scordato del mori. Aia. Però che cazzo, ragazzi. Cioè ha tutti i perk possibili e immaginabili che sta facendo schifo. E il muore. E nella quella stanza comunque metto un gen.
per la stanza dove ti ho liberato io. Ci vuole qua uno bravo nel chase in tre, però. No, no. Con noi. Chi si offre? Ecco, ha preso. Sta prendendo me. Ecco. Ma che cosa fai? Ecco, e mori. Ma vaffanculo. Ma quindi ora mi vede? Appena ti uccide? No, no, non ti vede. Solo sulla penna. Io sto andando nella stanza, mi dimetto, vediamo se... sono morto. Dio mio, che paura! Ragazzi, che paura! Ti sta morando. No, se n'è andato, sta venendo da te, attento. Ho trovato la botola in compenso, però. Ah, hai trovato la botola. L'ha trovata anche lui. E infatti, che mi sta facendo il bastardo? La moglie esplode. Dove sono morto io? Precisamente dove sono morto io, salvo c'è la botola, impreciso. Fatto quello sa pure lui ora. Sì, ma lui l'ha chiusa, cioè. Inizi che mi è spuntato in faccia, che mi è venuto un infarto, ragazzi. Se lo vedete dalla live, un infarto. Ha distrutto tutti i pallet di tutto questo mondo. Però non è possibile, sto perché da dove cazzo sei uscito fuori? È della cosa. Guarda, la devo intervenire. Se tu guarda, non fossi morto davanti alla botola, sarei potuto fuggire. Oh, giusto, sei morto là. Mi è spuntato, ti giuro, non potevo neanche inseguirlo perché mi è spuntato davanti, se vedi, proprio davanti. Mi è venuto infatti un infarto. Però non so se lo prende 6 e mezzo. Vabbè, dai. Penso che per la live, ragazzi, basti. Sì. Abbastanza, sì. Mamma mia. Sì, l'aveva a barbecue in Cili comunque. Ovvio. Ah, è della strega, tipo la speranza. Non è della... Ma che cazzo è? Non l'ho capito. Mamma mia, che paura. Che allora, paura. Allora, quando è che si attiva? Quando è che si attiva? Le false speranze. Quando sopravvissuto viene salvato da un gancio da almeno 24 metri di distanza, gli pure speranza riceve un token. Due token, ottenendo un incremento a fretta del 4% per 10 secondi dopo aver appeso un gancio un sopravvissuto. L'incremento si verifica a 10 secondi dopo aver appeso il gancio un sopravvissuto. 3 token, i sopravvissuti subiranno lo stato vulnerabilità. 5 token conferisce l'abilità di uccidere i sopravvissuti con le tue stesse mani. Ah, lui non aveva il Mori, ecco perché non ce lo ricordavamo. Lui non aveva il Mori. Lo ha ottenuto. Quando un sopravvissuto viene salvato a 24 metri di distanza da lui per 5 volte, lui ottiene il Mori. Assurdo. Pazzesco. È un premio per il camping. Cioè, quello è tua mamma, sai. È un premio per il canto. Eh sì, rimani là in giro. Guarda che mi ha buttato fuori dal party. Vabbè, quello ormai è assodato. Cioè, ormai, se non capita è quasi anormale. Sì. Io direi che basta, ragazzi. Vabbè, signori, è stata veramente una serie di emozioni, soprattutto di infartini per me all'ultimo Leatherface in faccia. Mi è arrivato. Mamma, che paura. Che paura. No. Se veniva a quest'ora ero affogato. Che schifo. E quindi grazie a tutti di aver seguito, ricordateci sempre di seguirci anche sui nostri altri, come si chiamano, piattaforme di comunicazione social. Istantanea social, metti social. Metti social, che sono quelle di Telegram, Instagram e queste due. No, ci sarebbe anche YouTube, il gruppo Steam. Sì, è anche quello. Comunque, ragazzi, li potete trovare con il link tree che c'è in bio. Basta che cliccate, vi indirizza dove volete, in qualsiasi dei nostri social. Qua sotto, dove sto indicando, anche se non indico in realtà, ma indico. Benissimo, ma non è là sotto, è nella bio. E comunque, ragazzi,
niente, se volete altri tipi di informazioni, aggiornamenti eccetera eccetera, quindi ci sono gli altri nostri social. Invece per il gruppo Steam è la piattaforma più vicina all'intrattenimento videoludico che avete con noi, quindi se volete potete entrare all'interno del gruppo Steam. Che poi in queste, che poi tra poco verrà anche sviluppato come social anche su questo. E niente ragazzi, se vi è piaciuto, se vi sono piaciuti i nostri contenuti, followateci, se ci amate abbonatevi, se proprio ci invece idolatrate abbonatevi a livello 3, 25 euro. No, se volete vi potete anche abbonare con il Prime a livello 1, che è un abbonamento totalmente gratuito. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi a un canale a vostra scelta su Twitch, uno al mese. Quindi abbonatevi con noi, no? E ragazzi, tra poco andrà in onda la replica, dopo la live. E niente, penso che sia arrivato il momento dei saluti. Edo? Un saluto da Capisete Sax, da C2Met, Jake Park, scusate, Edorok 66, mi sono immedesimato troppo. Buonanotte ragazzi. Notte. Edoardo, devi staccare due, Edoardo. Devi staccare la mano.